Buonasera a tutti, benvenuti alla quinta edizione della rassegna della commedia dialettale di Borgo Bassano. La prima cosa che devo dire è soltanto un applauso e un saluto senza aggiungere nient'altro al nostro carissimo Antonio Galvani. Un pensiero grande arriverà fino a lui, grazie veramente. Bene, e dopo questo saluto possiamo cominciare e vi presenterò quelle che saranno le commedie a cui potrete assistere in questa rassegna. Questa sera iniziamo con la compagnia di Morciola, la compagnia Improvvisando, e potremo assistere allo spettacolo che si intitola Parcheggio a pagamento di Italo Conti. Domani sera ci sarà la compagnia di Osteria Nuova, i giovani antichi, che presenteranno la commedia Una bella famiglia. Anche loro sono sempre molto carini. Il 17 luglio, giovedì, avremo come ospiti la compagnia dei Remigliati di Borgo Massaro con la commedia È mai una crema oggi o una crema sion men? E questo. Venerdì sera avremo la terza edizione di Borgo in Musica e vi dirò che quest'anno veramente ci sono delle bellissime cose, delle belle novità, a parte me che canto, tutto il resto va bene. L'ultima serata quest'anno purtroppo non sarà Borgo in Musica per un problema proprio tecnico, quindi chiuderemo con la compagnia di Auditore, quei chi ne ha bene e chi ne lascia bene, che presenteranno Una poltrona per due, Encel du senza tre. Bene, adesso vi presento questa commedia, purtroppo sono io a presentarla perché c'è stato un problema veramente, non direi tecnico, direi proprio di famiglia, perché la regista Marzia è dovuta andare via perché sua mamma purtroppo ha avuto un problema. Speriamo che torni presto e facciamo i nostri migliori auguri. Speriamo che torni per fare la sua solita presentazione. Per questa sera sarò io a dirvi a grandi linee di che cosa si tratta. Allora, questa commedia si ambienta praticamente in una casa di riposo, una casa per anziani. E anche se è una commedia e anche se è recitata in modo ironico, vuole essere veramente un richiamo all'attenzione di tutti, praticamente alle nostre origini, perché i nostri anziani, se non ci fossero stati loro, non ci saremmo neanche noi. Sappiamo che è una piaga sociale quella di come vengono trattati la maggior parte degli anziani nelle case di riposo. Chiaramente non stiamo parlando di quelle a portata di chi si può permettere qualsiasi cosa. Lo raccontano in modo ironico, ma ci vogliono far riflettere. Questa è una storia a lieto fine, speriamo che questa commedia sia un augurio veramente a che tutti i nostri anziani vengano veramente trattati come si meritano, per chi chiaramente ci ha dato la vita. Bene, buon proseguimento e buon divertimento. Ci vediamo dopo. Affamati come lupi, viviamo in crudeltà, e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso, ti cerco accanto a me, da soli gli occhi. Avete sentito che fresta, Doc?
posso durre come un sto che fes. Capire, so dalla porta i passa tre detti, ma che fa la politica del risparmio energetico? Ieri era già cianca il pranzo, la carne trita con la minestra era de pinguino. E il vento? Oh, avete sentito che vento stanotte? Un garbin, giace, mentre tocca, ma che terreno, come una cortletta. Te potevi coprire? Se avessi avuto la coperta l'avria fatta, mo' l'avevo. E potevi suonare l'infermiera? Grazie del consiglio, Ho suonato a mezzanotte. Sugnev da fan purtè una bella coperta calda. C'è presente? La coperta? Ma come no? No, la coperta! Ah no? Quando dormi e sogni! Ah! Oddio! Dormite un che lette come essa miracoletti! Perché? Qua c'ha il letto che va? E letto? Intanto è il posto più pericoloso al mondo! Ehi, addirittura! Ah no? Sopra c'è ora il 90% la gente! Oh, sì, seria Beatrice! Qua c'ha il letto che va? C'ha una mola! Me sta sempre a bugare, ma che? La passa! Ma che? E tu girte! Scegli, mentre è diretta a te il culo. Oh, allora mettete le fianco. Infatti, sono stata de fianco da stanotte, tutta in cricchetta. Mo con te diceva, è presente quasi del dormiveglia, che fe chi sogni che sembra ne veri. E da mezzanotte sogna la coperta. Mi sembrava da sentire la metà sopra le spalle. Sentivo anche i pisichini della lena. Nana! Oh! Te l'hai vista ma l'infermiera? Ah no, io dormiva, mi sono a dormirci. Mimì, sono partito da Milano e adesso ma che? Ehi Gera, guarda che quello è un microfono! Dai Ernesti, vieni a fare la scopettina. Vieni, c'entra niente le vostre scopette. Badete a fare quel che avete da fare. Quanti rostica, te l'avevi invitato a fare una scopa in tre? No, magari anche in quattro. Magari. Ho da fare la maglia per la Beatrice. Senti, lì a sen fredda la nota, tre che le vostre scupette. Mo fanne una che per te. Si giaccia come un giacciolo. Allora, solita men secca. Sì, giù che è la solita mela cotta. Dai. La mela cotta. Per poi le carte da chi? Dai. Aspetta che mamma mi c'è molto meglio di dire. Via. Tu non rompo giù che No, va via. Lascia la stessa che è roncia. Dai. 4 e 3, 7. E questo in spagnolo si chiama scopetas. Stasera, caro il mio amico, c'ho la vittoria tra le mento. 7, ti prego che il 7 è bello. E questo in tedesco si chiama scopete. Stasera Luigi Novelli è una paura di nessun. Abbiamo ripenchirit per ultime. O calette! Ma intanto è il vanto e il chiappo, adesso andate le carte, aspetta. Oh vè, RSR, vè. Il vanto. E il cavallo sa ste puro sangue, sta qui, gioca è partita. No. Non è possibile un culto a scena, no? Avevo la vittoria tra le mani, ho perso. Mo come diceva il Ninon, sfortunato al gioco, mo fortunato in amore. Perché? In amore va meraviglia? No, mo confidi del futuro, la gamba la io dura. È sentita la decreta? Luigi in amore confida del suo futuro. Ah, c'è anche il proverbi, finché c'è vita c'è speranza. Non mi sa che male per il suo futuro ci vuole qualche rito, magari un miracolo. Quanzi Gignella, mi sa che te e deve svalvolare un po'. Ti tocca sperare, giusta, perché tanto. E mi non diceva che ma che dentro manuale l'unica roba che si è concessa è sperare. E io spero.
guardate ma Gerard, ma come è che fa male avanti, indietro, su, sotto? Oh, è tutta agitata, che meno Dani la fiola sa la nipota. È agitata, è normale. Si agita 24 ore prima. Cui buffe, è sensibile, giù. Gerardo, dai, vieni otra, vieni appena partiti una scopa, sanno altre. No, Mimì. Mi butto. No, Mimì. Mi faccio un cannone. E lascia no. Perda allora, no? No, me vado a preparare, che almeno è il grande lì. Ah, ecco. Se venite a camera, mi faccio vedere le foto. Le foto? Che foto? De mi fiola. E di mia nipote. Ah, oh, c'è le foto in vicinè. Sono ragazzi, dai, tutti a vedere le foto di Gerardo, dai. Non è possibile la tortura del signore, no. Abbiamo visto 100 a forza da spogliare, abbiamo consumato. No. Dai. Questa alternativa, eh? Per chiamare il professor per una visita? No. Allora, bella idea quella delle fotografie. Sì. E pensato prima, non so. Dalle fotografie di Gerardo, che idea una che avute. Guarda, è capita, da? Ha fatto un freddo polare! Ma allora tu da mezzanotte su net l'infermiera ancora da passare? Eh già. Ma con polessa. E sarà al telefono sa qualcuno, no? Quella tra telefono e computer passa le ora. La spena passetta, io cronometretto una telefonetta di 24 minuti! Manca tanto! Ma sa un casbaiet nombre? Da quando suona e vieni giù, ma dove sono capitata, no? Ma quando, Beatrice? Tu sì, ma che? A Vilanzilla, no? È il parcheggio a pagamento più scassetto del mondo. Oh, e ponte la mente, che c'è chi sta peggio. E qua c'è de pesce, ma che coca, c'è Auschwitz, ma là. Ma là che c'è, Beatrice, c'è, io ne so qualcuno. La solitudine, veglie almeno, ho trovato due amici, fai due parole, guarda per me. Eh già. E so, mo te sa che la pensioncina c'è e c'è volontariamente, anima che, capite, non c'avevi mani giù, mo io stai tambien, ma casa mia. C'avevi amici, parenti, e invece mi prepareste bel pacche, capite? Se ho stata lì a su mamma, in fondo è per il tuo bene, 15 giorni cosa vuoi che siano, ti fanno tutte le ricerche, le cure, un ketchup completo. E vedrai, quando torniamo dalle vacanze sarai un fiore. E allora? Sono preoccupata, Nanà. Anda e sa fuga di doti. Perché 15 giorni è passati più di 100 volte. E io più di 4 sta qua chi dentro. Guarda che è sì la prima né l'ultima, è il problema di tanti, Almeno te pegna la retta? Sì, aspetta e spera. La retta la pegna per me ogni 6 mesi. Mo' fni da soffrì. QVD, Beatrice, QVD. Che sa interesse d'un contici che per fortuna vincolò e il mio por marito fa il nome del padre. Pace all'anima sua. Posso fare la signora? E chi è le contici? Fai la signora se gli interessa? Oh, ma quanto succede? Quando basta per givia da ma che? E allora cospetti? Aspetta la fila di parenti che arriveranno tra un po'. Ma sei qua tranche in vieni su? Non te preoccupè, nanà, carine. I titoli vincoletti è scaduti il mese passato. E allora? E allora la banca adesso ne sa che gli è stag, ma che? No, allora? Allora, siccome la comunicazione da scadenza arriva a casa mia e per riscuota serve la mia firma, da veda processione che arriva adesso, ma che davanti? Arida! Adesso ho capito. È capito?
Veda allora, ed è te la menti. E va via da Machè, compra una casetta di Didier e camp de rendita. Oh, allora, vedi, non ti manca niente. Mi manca tutto, mi manca. Mo sai che dei punti in bianco se ne allertetti tutti. Quella malema dite su, mamma, firma la delega della pensione, Gino a riscotta, così non ti affatichi. E la mamma firma. Dice, mamma, mamma, firma l'atto di donazione della chiesa, che ne avendo pagato la tassa di successione. E la mamma firma. Mamma, ma tira giù le mutande, denna ripulita, altro che ripulita, guarda ma che loci, guarda comprella, toppa porta via. Ma allora cocchina te la sei giunta te? Co, adesso è colpa mia, vera? Un fa troppo per i fiori, tutto, e poi colpa sua. Monanà, t'ha sentì? Per i fiori, tocca fare tutto o no? Tutto da dire. I fiori è un gran problema. So. E poi il tuo se comportato proprio ben per niente. Carvenne, stia tredotto. No, altro abbiamo fatto gran facenda, Per ste mesi le fotografie ben viste. Adesso aspetta nel prossimo. Dai, appena la partita, prima che ci veniva là. Aspetta, quando sistemiamo. Io e Beatrice ne so, perché io i fiori e gli ovi sono rimasta signorina. Ah, credi, zitella. Ah, no, no, zitella, signorina. E se il vuoi sapere, anche il libatta. È vera. Il libatta. Vuol dire che ma me ancora il matucchetto in giù. Uomo viene oltre che tu sei. Ecco via, ecco spurcaccione, stai là, sta. Che spurcaccione che è, ragazzi, guarda. Rompi, spurcaccione. Comunque è ne giusto, nanà, che in fiol se comporti da scè, salamedra. Ci sarà un po' di giustizia, ma ste mondo. Carina mia, la giustizia è morta più di 2000 anni fa da cima alla croce. Tu scambi l'ingiustizia, sa la pavidità, tu sei un pavid. È vero, me l'ha detto il canduttore. Sì, ma sì. Tu dici? Ah, se vede anche da qua? Pavido, ho detto pavido, no pallido! No, il dottore del Trecetal mi ha dato la cura di incostituente per mettere i colori! Ha capito niente! Pavido significa senza coraggio! Tu scambi l'ingiustizia se la paura! Beda giù che le carche me! Ma tanto la fai la cura del ferro, ha detto il dottore! A me mi sa che Matteo il freddo stanotte sta da vicinare anche al cervello! Guarda Carin, che a me il cervello mi si è congelato tanti anni fa, quando il mio fiol mi ha portato a casa la sua futura moi. Maledetta che giorno! Mamma mi disse, ti presento Mimì. Che bel nome, un nome d'artista. Un artista sei fiocchi, guarda! Mimì, al secolo Domenica Malinverni. Domenica Malinverni, che già dal nome sapeva da capire che non c'entrava niente salmi fiori. E perché? Ma come perché, nana? Non fa il mio fiore de cugno. Dai, non fa? Non so. Primavera! Chi chiappa? Una malinverni! E così, superstiziosa? E non è superstizione, è la realtà. 15 giorni è passati più di 100 volte, ma che. E a parte l'Ernestina, la mia sorella, che purtina anche lì sta, ma che sono altre, non si è mai visto nessuno! Prendi la replica a tua sorella, tu! Ma quanto sol c'è? Caccianesca si apre, bene pensè per te! Ignorante! Lì è stata
più sfortunata di me, perché quando la breva non gli hanno versato un contributo. Oh, poraccia, ma che sconfà? Chissà, cunfà, tira la cinghia anche la mia, no? O tante la mia sorella, come fa? Mo è sempre tra i pia, sempre, sempre. Amo, allora, e ne mai contenta, non si mai contenta? Lo dite che io? Chi altro in Sevegna non te va bene? Tua sorella te sta tra i pia, non te va bene, decite. Se sa che sono contenta, no? È la mia sorella, no? Mo è sempre tra i pia, e sai che adesso è messa a fede mai sai ferri. Io dico, non si vota, non le fè. E cicche, cicche, la mattina, cicche, cicche, cicche. Non si vota, un'altra volta, le prova, una manca longa. L'altra volta una mai snoica arriveva. Non le fè, io dico, non si vota. Niente, continua a fare, mai sei fersi, cicche, 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 cicche. Ma io, Beatrice, ne so e non capì, perché tu mi chiami mal telefono. Ma chi? Ma i parenti, che se venne. E qui ho da dì, eh? E c'è bella villeggiatura al mare, eh? No, no, ma almeno i parli, al fatto un rapporto, eh? No, 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 no. Ien voi essere ingrassietta, mo manca essa che appetta per il cul. Adesso tu vai, Beatrice. Dai, Gin, arrivai prima dell'ora, Magnè, ci tocca a Magnè sempre gli avanzi. Ah, c'è ragione, Gin a Magnè, c'è ragione proprio. La Beatrice, eh? Gita Magnè. Ti dovevi capire mi sur la maglia, dop, e ne va mai bene, eh? E ne vuol mai provare, A proposito, e per chi infine qui ci sarà oggi da Magnè? E tu che te? Sì, allora, de prim minestrine in brodo con l'aggiunta di formaggino per chi lo vuole. De scon... petto di pollo in uno, sal pure. E per finire, grande ser, che come al solito le due mele cotte. Per forza, ci avendo di la dentiera, tu pretendi il duro? A proposito di dentiera, mi sono scordata detta Mittore che l'altro giorno per sbaglio ho messo la tua dentiera. No, che schifo! Ma mica è colpa mia! Ma che fa l'economia del risparmio insieme al riscaldamento sta clenca la luce? Per questo mi metta la sudentiera? No, ma io mi metto la sudentiera, mi metto la mia. Ma alla mattina, ma sta fresco fai, paghi in birra in parentiera? Oh, porca miseria, ma la dentiera è giusta, Clementi, ma metti la tua! È quel che mi fa! Ma quando sono entrato nel bagno era tutto scuro, ti avevi fatto un po' di confusione! Ma allora mi ci va bene? Sì! E ne è un schermo? Ma no! E ne è la mia dentiera? Sì! Oddio, che schifo! Tu! Claude, sono entrato nel bagno del mobile, c'era tutta sfisa di bicchiere sei dente dentro. Era tu scuri e tuo capsè. Allora, sono giù del bicchiere da stomme, facciamo al lavandino. Questa no, mi manca i denti davanti. È la mia. È la tua quella che manca i denti davanti. Statra no, c'ha il paleccino e colesola. Questa no, c'è solo la pacca destra. La Beatrice forse. Questa no, questa è la pacca sotto. Ecco, quella è la tua. Era quella la tua come si è. Oddio, che schifo! Mo è il bella da lì adesso! Ne so in corta a metà mattinetta! Esso gita per due gocce d'acqua, serte il gabinetto, del mentre pisciamo un stranuccio, la dentiera, pluf, dritta del bucherbante! Oddio, che schifo! Ma guarda che... Ma mi dentiera che tutto è male! Scolta Morfi, lo so, e poi c'aveva appena piscetta ancora la casa! No, diretta su di che adesso realmente non posso capire la faccia della dentiera! Per pudelarmente io ho dato una sciacquatina sotto il rubinetto del lavandino! È stat maletne so in corche sotto del palete in cera scritte mini sia il salabiro!
quella la lingua blu che avevi ieri. Era l'inchiostro. Era l'inchiostro. E pensai che il professore mi ha detto è indigestione. È fatta la lingua blu come le vacche. Oddio, che schifo. Forza, vecchi, che il pranzo è pronto. Oh, Chavin, minestrina in brodo con aggiunta di formaggino per chi lo vuole. E questa la è venischeta. E per secondo, fette poi in umido al purè. Ale, ambo. E per finire me la cotta con... Tombola, tombola. Per forza, maniesta sbobba, un giorno esce e clatre pure. Avef niente a lamentare, sì. Non si mai contenti, si sempre a sbrutturè, moglie ma che so da per me all'avrè, e sottolineo, all'avrè, senza di me ne so come farei spivatre, adesso in pia gita manier, che invece vuole mezz'ora per la vita malatarda, dai, forza, tu sta bozza che le messi sempre, tabo, io, eccolo, vedi quanto gli ci vuole a questi per uscire. Oggi è una giornata, viene sempre una giornata che va. Vatri cuffetto, ma che? Ave già magnete? Oh, magnè, e tu quelle chiami magnè? Un'altra che se lamenta. Comunque, chi è che de vatre avria sonete il campanel, Namma d'osca che servisci rapi! La miseria! Sei stata te, Beatrice, no? Cuto d'ennana! Ma che te appena sfiori il campanello arriva l'infermiera! Sei stata te! Sì, sempre tacchetta ma che il campanello! E drin, e drimo, cu c'avrà che il campanello ti batta testa? Sì, sempre su nel campanello, Infatti, e non fatti in tempo a tu calci di verta! Te, è mes giorno e mes! Io sunet a mezzanotte! E 12 orca sunet! Dico, vlevi e sbricte che c'ho da fare, per favore! Guarda adesso che prescia, cialla! Testa siete preperte! Perché può da fare? È da fare il prelievo, che do passa il professor, passa! Ma come? E il prelievo do pranz? Forza che non tem da perda! Te ancora da di perché su ne? E cu serve? E passè 12 ore! Un volo aereo Italia-Thailandia! Oddio! Oh, e venga te posso fare da infermiera per su ne, a pazienza! Bel post, bel post! Quando giro via da Machè e raccomanderò per gentilezza, cortesia e velocità del servizio! Hai finito? No, ho finito! Gli è Machè che capite? Hai finito? 12 ore ce n'è! Manca se 12 ma chi dentro aveste su detto insieme! È finita adesso? Ho finito, il serve perché è il piezza te, guarda! Ma questa vecchia peppa non porta veneggiatura! Qui ci sono regole precise da rispettare, avete capito? Oh! Ed è prima, no? È capita, no? Ma che prima di 12 ore non si muove una paia! Basta sapere, no? Continua a fare la spiritosa! Hai fatto tu? Ho fatto! Aspetta un attimo, già io ho mica 20 anni. Amo, se vede, per questo. Si è rimasta a calditella, si è rimasta. Ah, signorina! Se tutti i clienti fosse come vate, no, ma che giresme a mandare le mosna, giresme. Oh, guarda, è rimasto un po' di sangue sec da ieri. Non importa, ma vate, le fa compare. Aspetta, sta ferma, sa, perché sennò mi sbaglio. Dai! Oddio! Se c'è chi ha perdi, mi sta chiamando in braccio! No, hai un bella schistinosa, tanto perché ha pensato da bugè o no? Da senti, ma me! O te la prossima volta spurtavi in terra de tronchese! Salvaci! E fermi prima! Ecco, l'avvocato delle cause perse! Capirà per un goccino di sangue cosa vuoi che sia! Adesso abbiamo detto! Fuori! Hai patato che è la foglia! Oddio, che botta! Mi viene il sangue dal naso! Non senti un bravo, oddio!
niente. Se piace del sei perché non c'è il vento. Ma niente preoccupare. Metto anche il cotone e dà la testa alta. Perché buongiorno. Oddio. Buongiorno, professore. Come andiamo qui oggi? Oddio. Torno loca. Ma non te ne hai studiato. Il braccio. E come andiamo, dottore? E come al solito, un po' di acciacchi, Ma molto, come al solito? Molto bene. Molto bene. Allora possiamo iniziare con la visita? Direi di sì. La facciamo qui? E facciamo. Scesce che damma che ho dell'acqua e stai capisci niente, compagno. Allora cominciamo. Oddio! Bene. E va bene! Oddio, mica tanto sta bene. Dalla visita appena effettuata, sì? Risulta che lei, signora Beatrice, soffre di epitassi nasale dovuta al troppo caldo notturno. Epitassi nasale. Ci ha preso in piede. Lina? Sì? Dare un coagulante e togliere subito la coperta. Sarà fatto. Sì, domattina passa qui la Findus a chiappare direttamente. La signora Ananai. Ah, professor, scusi tanto, signorina. Signorina. Come sia, dicevo, Nanà, accusa uno strano dolore al braccio senza causa. Senza causa? Ma veramente la nostra infermiera. Silenzio quando parla il professore, A me. Facciamole subito la lastra. Subito. Subito. Entro l'anno, si capisce. Ah, va bene. Lastra. Bene. Allora, mie care, avete qualcos'altro da dire? Io sono rimasta senza parole. Ha detto lei, professore. Sì, sì, sì. Ottimo! Ci vediamo il mese prossimo. Se siamo ancora vive. Arrivederci, mie care, Su con la vita, su con la vita. Su con la vita, su! Porretta me, nana, cueca di... epitassi nasale dovuta al troppo caldo notturno. Ma che diagnosi è questa, cotta? Non so. Ma te, e sei qui ad Atma Luigi? E il mese passè per la tossa? No, qui ad Atma. Un purgant! Per la tossa? C'è un purgant! E ha funzionato? Scudesa tossiria, mo! C'è che è che scagalella, ma no! E sempre del bagno! Sanno! Beatrice, il tuo campanello è stato disattivato! Hai suonato e non volevi nulla, non volevi! Ho suonato per cagarella da congelamento, altro che l'epitassi nasale dovuta al caldo notturno. Hai finito. Ho finito. Bene, perché hai visite. La mia sorella. Non solo. Chi c'è? Ah, vedo che ti è passata la voglia di fare la spiritosa. Un certo Attilio, Domenica e Miro. Chi? Ah, dai, stai verso me che la mia metta a posto il braccio. Dai, mi monta la finestra. Ma le visite da prima adesso un piacere. Sì, cosa, infatti, il mio piacere. Attilio, Domenica e Miro, se presente ma che dopo dei 4 anni, scusaranno ti a feo. Madonna. Di sicuro arriva la comunicazione da banca, c'è la tua spiegazione. È sicuro, no? Adesso faccio. Niente, dago un morso, appena rinne. No. I tiro un verso in ta testa. No, infatti, un po' spè. Niente, l'hai scritto già da fare le analisi, loro vanno di sotto, i vanno di sopra e va fura. E bene, grande piano, Beatrice, grande piano, va bene, dai. Yeah.
il soggiorno ed è 15 giorni. È la macchina 4 anni, in cassetta è un po' come sa, eh? Potete che ne era l'idea di macchina, ma era proprio necessaria la nostra presenza. Oh, ma insomma, ma ci dovevo venire da sola? Forza, forza, le dica che siamo arrivati, si sbrighi. Oh, un po' di calma. Prezza, la calma se ottiene tutto, eh? Si sbrighi, no, calma, dai, si muova. Beatrice! Beatrice! Ma... Oh, due gite. Beatrice! Ma è cella? Come in cella? Ma dove è vita? Ma a me sta roba più in avanti, più non mi piace a me! Oh, ma insomma, zia zitto Attilio, no? Ma dove vuoi che sei andata? Insomma, il problema non è perché zitta, ma quando torna! Ma allora? Ma di cosa hai paura? Cosa potrà mai fare, no? In fondo siamo sempre nuora, figlio e cognata, no? Ah, sì, proprio ieri parlava di vostre. E a che proposito parlava di noi, se posso sapere? A proposito dei piccav, dei sputnav... Ah, ecco, forse mi cattura... E mi cattura un'altra volta! Oh, ma insomma, ma di cosa hai paura, eh? Cosa potrebbe fare? Ma te parliamo e non si mica la fiola! Allora con questo, in fondo, una via d'incontro conviene anche a lei, no? Abbiamo trovato un posto dove metterla! Non l'abbiamo mica buttata in mezzo a una strada! Anche questo è vero, eh? Poi, quei due soldi che ci ha lasciato ci bastano sì e no per viverci e per farci 15 giorni a Salso Maggiore! Ah! Scusa, se poco! Ma... mica ci andiamo a divertire, ci dobbiamo curare. Ah, scusa se noi altre stemma che a divertirci. Oh. Ma così nudi, a di questo? Oh, mamma mia. Che me sputala davvero. Oh. Mamma mia, oh, e fatela finita, no? Allora noi cosa dovremmo dire? Che ci ha nascosto per tutto questo tempo l'investimento a nome suo. Sentiamo, cosa dovremmo dire noi? Già? No, come un rispedativo! Che linea! Un investimento! Già! Ma che investimento! Sì, sì, ci ha scritto la BSI, la Banca Svizzera Italiana. Ma veda oggi, la Banca Svizzera! O se Beatrice si è mai mossa da macchina! Ma mica bisogna andare in Svizzera per aprire un conto in Svizzera! Ignoranta questo proprio! Ah no? No! No, Beatrice è andata in banca e ha trasferito i soldi in un investimento che è stato per ben 30 anni vincolato in Svizzera. Adesso è scaduto e la banca ci ha mandato il modulino per riscuotere i soldi. Ah. Sì, manca solo la sua firma per delega. Ah, capito. Cosa succede? Cosa succede? Adesso è successo qualcosa! Correte! Correte! È caduta dal tetto! È caduta! Mamma mia, adesso questa è caschetta dal tetto! Adesso il tecnico da TV è venuta giù, anche la grande è venuta giù! Allora, che succede? Abbiamo un morto? No, professore, respira ancora, respira! Bene, un morto che respira, caso interessante! Professore, un morto respira! Lo so, ragazza, lo so! La mia lunga esperienza mi dice che trattasi di morte apparente! No, è vivo e si muove! Questo cambia il quadro clinico! Se si muove e sta a terra, allora si sente male! Diagnosi perfetta, professore, complimenti! Se si fa male qualcuno, dai sta caschetta al tempo! No, a me sentite che scheggio il dito per la gola! Sì, come no, dai, è andato giù dal buco! Oh, ma la smetti, lascia giù! Ma c'è a dire! Signora! Come si chiama? Non risponde, è stato confusionale! No, è veramente svenuta! Ma come svenuta? Ha perso i sensi per il colpo! Ora è chiaro, pensato suicidio per senso di colpa. Professor, è la lasciare in tutto stato, mi dia una mano, girella da questa parte, dai, forza. Ma è la Beatrice! Thank you.
Allora, Beatrice, dopo il volo la smena passata, come ti senti? C'ho ancora un po' di nausea. Lei credo. Questo apre un quadro clinico chiarissimo. Certamente. A che mese di gravidanza è? Oh, madonna mia! Oh, professor! Ma Beatrice ha 80 anni! Avrà da essere in menopausa! E con questo? Ah, come non detto! Oh, questa non sa manca che è in menopausa e scuove i fiori! Sarà che è nel ginecologo. Ma questo infatti è un professore, è nel ginecologo. Sarà per quello. È vero, è vero. Meno pausa, sì? Più attività. Sì. Quindi maggiore l'attività sessuale, maggiore il rischio di gravidanza. È vero. Avete mai sentito parlare di gravidanza isterica? No, io... Lei non soffre di isterismo? No, io mi arrabbio così mai. No. Lei è una paziente strana, lo sa? Non lo dica a me. Strana ed esigente. Ah, sì? Esige? Voglia! Pensi, dottore, che suona anche il campanello, suona. Scusa, se quando c'ho un problema pretende che qualcuno venga a vedere se sono viva o morta. Lei è una paziente strana perché cambia il suo quadro clinico di continuo. Ecco. Le dico che ha una gravidanza isterica e mi dice di non essere isterica. Ah, ecco, le dico, so io che cambia il quadro clinico e non è lo che capisci niente. Ma sarà che c'ha ragione Lia, professor? Non rispondo a insinuazioni da acida zitella. Sì. Ah, professor, chiarisce una volta per tutte, Signorina Nositella. Comunque, la sua situazione mi è ben nota. È un chiarissimo caso di schizofrenia. A posto. Ah, in effetti i sintomi, dottore, ci sono tutti. Idee e atteggiamenti bizzarri, umore incongruo e capriccioso. Ecco. Eh già. Sono nel campanello a mezzanotte perché sto congelando per 12 ore e vieni giù. E se il decco c'ho un umore incongruo e capriccioso. Lina? Sì? Somministriamo subito i tranquillanti, che non si sa mai. Certamente, professore, tranquillanti. Bene, anche questa è fatta. Mi raccomando, passeggiate, movimento, non state sempre chiusi in queste stanze. Esatto. Vi saluto, mie care. Saluti. Oh, che salute, ye? E ecco c'è che va. E il braccio mi fa ancora male. Oh. Ma è stata fatta questa lastra? No. Ma l'ortopedico l'ha visitata e al tacco ha detto che non c'era nulla, non c'era. Ecco. Allora non ci sono dubbi. Appunto. Se l'ortopedico ha detto che non c'è nulla e lei accusa dolore, trattasi di riflesso dolente su arco amputato. Vi saluto, mie care. Arrivederci. Ma queste matte. Ti incorgi adesso? Ma a me adesso è incinta e ho da fare il movimento. Ma ho messo tutta rota. E matte e cieca. Riflesso dolente su arte amputato. Ma tante vecchie braccio tutti do? Quelle matte non è che parda quel che c'è e arriva mala diagnosi. No. Si tocca da me quel che pensa lo. E ne è normale. Proprio no. Io l'ho detto. Oh, poretta no. Però Beatrice, anche tu, se sei schizofrenica io ne so perché io sono andutormo. Tanta normale si manca a te. Ma io dico, ma come fa a calarsi dalla finestra del bagno giù per la cola? Non sapevi che la cola reggeva. Ma perché non me la calas per le cole? Ma io dico, contenuti in mente la roba da sci. Anche in vaso da stanza. Chi? I mostri, i mutanti. Beatrice, tu e butto. I mostri, i mutanti, e gli mi pare, Ah, savo che tenuta trovè.
li hai visti? E li ho visti, ma li ho sentiti. E per questo ho pensato a calare giù per la cola. Un'idea mondiale, Beatrice. Oh, vedete come gita ieri al faria, guarda. Va là. Cuba. Ti senti sempre sole? Perché sei da maggiorante? No, mette malavi, ma là c'è il posto, va oltre. E te la manca da fare una partita, tu metti da lì? Allora aspetta, metta a seta che ti racconta la barzelletta lì, dai. Oh, senti una barzelletta, dai. Allora, aspetta perché ho tante da testa. C'è un che da partire per la guerra, poletto. Però a lasciare la moglie per lui, da per lì e Magella, mi sembrava una certa roba, tante sei come. Allora vado al fabbre. Dice io avrei bisogno di un piacere, ha detto mi serve una cintura di castità per la mia moglie, perché detto io da giro per la guerra. E di tembria che? Adesso è chiusa da tutti i canti, sopra, sotto, di traverso, dritto, avanti, dietro, dappertutto. Ha detto va bene, mo. Ha detto la tua moglie non sarà mica la Cesira. Ha detto sì. Ho detto, come sa che vuole anche la musarola? Aspetta che un'altra dai, Gerardo, allora, c'è un che mi scappa da pisce fort fort, no? Allora trova il bain libre, si chiama lì, va oltre addentro, scappa fuori, oh carica, sta qui. Tutta una volta scappa fuori uno e fa, oh brutto sporcaccione, ma lei cosa fa? Ha detto questo è per le donne? Ha detto chissà questo per chi è? Dai Gerard, dai, non so che è l'ultimo. Vedrai che mi danno il mese prossimo, dai. Io ero preparato. No, mio, no, dai, dice l'incavatre. Questo è sempre dritto. Beatrice! Oh, dai, te devi chiappare misur per la maglia. So, dai, porca, dai. Dai, fa veda, Allora, questa è il collo, no aspetta, è un braccio, no aspetta, forse la gamba, ma guarda che lavoro. No aspetta Beatrice, provla su. È vera che si tutta rotta, Cocamo? Sono tutta rotta, fa pianina Ernestina, questa poi la manca? No, è nella manca. Dottor Ernestina, fai una confusione. Vai, aspetta, che indietro, ma quanto chiama là? Che peturtanate là, che cazzo? Aspetta, che dai! E fatto? Che giornata vuota, io mi sta canoiando. Questo dritto? Mo, dovete il molda, ovviamente una mulica la mattinetta. Ho tritetta pastina de Viagra. Adesso li metto la bottiglia di Amintore. Oh, che dici? I faramele. Sì, i faramele. Secondo me il farabenespe i farà. Gerardo è il piano Carvecco Utra. So Gerard, tanta tu fiola ne rata tre mesi, so, tanto può darsi che stai mese ne ha potuta lì. Dai Gerard, non ci posso bene, hai capito, la vita va presa da te e adesso ha sempre bel toast. Mi sento avvilita, perché toast? No! Dice l'incavata che la vita tocca sta sempre su dritto, scatente, ne è no, scherzi, sempre, e il morel sempre in alto da ste su. Tu guardami a me, io sono tutto un pezzo. E non mi piego, specialmente da cura d'acqua, sta da Dio. Ah beh certo, da cura d'acqua. Cosa avete oggi? E il professor mi ha detto, ho da bene a moglie per via di Reni. Anzi, se permettete, vado a cambiare l'acqua, ma il canarino al vento. Va porro, tanto aspetta il macchietto, oggi. Chi è quel fè la partita di la carza me? Oh, da senti la fascia. Perché dai, ma che tanto, è la soffè la maglia. Gerard, fammi male, va là, dai, fa il favore, so. Però le da chi, Dale Carto. Allora, via. Le mischietti. Ho visto che non ti preoccupi, da volte fer. Via. Che cool! 4, 3, 7, 9, 10, scoppa! È una madosca, c'è anche questo. E se ciò, scoppa! Dai, scende prima a me.
E che quadro, va la scopa! Deprimament, tre scopi. Rebel se bel, che cool! Conta, conta, compate il calendario, coca mia, e con questo gioco è partita in c'è storia! Ma com'è che ha vinto Renard Turner? Se sarà sentito meglio? Sì, ma là che quanto arriva se sentirà bene, aspettate chi... Già me... Tu mi sei da che c'è la siringa? E becchi tu, eh? Corretta a me, ma ha detto... Ma ha vinto, re! Ma come fa? Per dire la verità, adesso ha vinto il zio Piscello? Allora, o tirai giù la lampo? Lo tirai fuori, o vi schienerà il mio non è dentro! E che si dice il Mados? Però è successo un po' di mi è successo anche a me, l'altra volta. Mi sono quasi fuggito. Io capisco che cosa è successo. Gingina ha cambiato, va, siete vecchi infermieri. Va via, va via, va via. Spurcaccio. È lì. Fa roba da matto. Oh, cretano. Parla più forte che sing. Ah, ecco! Messer Per. Oh, sì! Preparati a volere un'altra volta! Perché mi sa che arriva i tuoi parenti! No! Sì, sì! Arrivi! Fai un'idea, Gio! Arrivi, dai! Dai! Qualcuno è definitivo, un'idea, Gio! Fa svegli perché sogna la campanella! Dice in sua morta! No, Beatrice, infatti, se vedi che respiri, fa! Dai, che sogna male schere! Devo! Cui dici, so? Dice in sua coma! Come in coma! Buongiorno. Buongiorno! Buongiorno! Dorme? Dicendo che cosa significa? Oh, Madonna mia. Dorme o no? È in coma! In coma! Ale, volete dire via cara le scatole dopo che... No, le scatole lasciate pure! Come pur te, oro, incenso e mirra? No, che mirra! Come pur te, la crostetta! Ma che, pugella ma che dopo ci pensi in noatre? Così magari si addolcisce un po'. Scorbutica come sempre stata. Fatemi in vene, voi siete parenti? Sì, piacere, io sono Attilio Primavera. Piacere. Sono la cognata Androde, piacere. Con chi abbiamo il piacere di parlare, scusi? Ah, io sono la signorina Genziana, detta Nanà, e la sua compagna di stanza. Signorina, ho capito bene. È rimasta zitella. Ecco, de solito è fatica che una mesto sciotta simpatica. Lia invece no. È signorina, no zitella, signorina. Ah, sì. Come vuole. Io sono Domenica Malinverni, per gli amici Mimi. Ma mi dica, ma Beatrice è molto che in quelle condizioni? E ne è una mucchia, mo manca poco. Dicin che dalla caschetta si è più chiapeta. Anche questa ci ha fatto! Anche questa ci ha fatto! Non bastava nasconderci i conti, anche questa ci ha fatto! Ah, sce, avete i propri parenti! Va discreta sce ben che serve che fate vedere i documenti! Se avrà sparlato di noi, figurati! Sparlet, no, mo! S'accorda bene, vado, quindi se ne poste un consiglio. Ma sei arrabbiata? Ma arrabbiata è nella parola giusta, eh? Oddio, sai, io mi sento meglio, oddio. Teta, sentiva me, guardate, per il ben vostro, chi ha perso tutti i vostri impegni tranne la crostetta?
e Gitvia, che se sa sveglia viene fuori il finimon. Ma che discorsi sono questi, eh? La che porla. Discorsi sono? Qui c'è una delega da firmare, va bene? E io non ho nessuna intenzione di andarmene, almeno fino a quando non avremo messo a posto ogni cosa, capito? Non mi vado, mi muovo. E allora non vi muovete? No, no. Ma da un coma ci vuole, prima che una torna e poi... Manca, Forza, dai, posiamo i pacchi e sediamoci e aspettiamo che si svegli. Io non ho mica fretta. Avrà un momento di lucidità, anche fosse solo il tempo di firmarmi la delega. E se non torna? Ma quando crepesse sarò in firmete? È quello che dico io. Quindi, ma che? Sì, non ci muoviamo. Oddio, c'è un attacco. Oddio, mi sembra che c'è un attacco. C'è un attacco. Oddio. Chiamate l'infermiera. Sì, sì. Chiamate l'infermiera, sto male. Che adesso arriva l'infermiera, sia calda. Un po' d'acqua! Un po' d'acqua! Mirò, ma che un po' d'acqua te vai, dai, mostre, dai! Sia calma, signorina Zenziana, che adesso arriva l'acqua e l'infermiera! Ma intanto mi parli qualcosa di lei, mi racconti qualcosa della sua vita! Non lo so, mi dica, per esempio, perché è rimasta zitella? Te che passa colpa a te! No, zitella! Signorina! Sì, come vuole! Ma parli che le prendo un fazzolettino rifrescante nella borsa! Non mi lasci in sto momento di trapasso la presa! Ma che trapasso? Un fazzolettino le darà un po' di sogliere! No, sta, ma che sapete pre... E fate la recchio? Ma cosa dice? Non capisco! No, dice per stacqua, quan sport per stacqua! Ah, adesso vado a vedere! No, sta, ma che sapete, sbrighi! Ma arriva stacqua o no? Mire, arriva quest'acqua! Oddio, è finita! Oddio, è morta? No! Così all'improvviso? Signora mia, convulsi i dolori e come i treno de volpan, de volpenne. Che c'è teta? Se era urgente a storia morta. Ma ho dovuto per di giù, perché ne va giù, lascia di rone. Allora venga per te. No, io passo tutto. Santa pazienza, dai, andiamo a avvisare a Tiglio che l'infermiera non serve più, dai, poi dopo torniamo e aspettiamo che si sveglia, dai. Via, dai, l'infermiera serve più. La fatichetta del scemo anche in tempo da guerra, guarda. Scemo, l'ho nascosto. Oh, Beatrice, no. Che fatica, io sono tutta sudetta. Finalmente le prese. E io devo una rinfrescatina, perché la sudetta scemo. Non è, guarda. Che fatichetta che ho fatto. Oddio. E due inzitti tutti. Niente, come va? Come va da giù? Sono ancora tutti re. Grazie, professore. E te preoccupe, passerà. Speriamo che passi il più là possibile. Giusto, arriva l'infermiera? Per vedere che c'è? Sei pronti? Non è possibile una roba del che fa sempre le stesse domande, pensa che sento di tutti. Amo stavolta la fede? Scherzo, risposta del merda già. Arriva che? Una ma che? Voi proprio veda. Che idea ora? Io mi sei quella di numero. Qual era il risultato? Era 9. Segna, dai. Adesso arriva, eccola. Ecco. Forza, prepariamoci per il solito controllo delle facoltà mentali
E della memoria? Sì. Si pronti? Ostia. Perché adesso è difficile la domanda, eh? Sì, ma svedoi tutti e c'è chi è che non c'è la testa? No, è spoveda, perché alcuni ingannano. Ci vuole il test. È vera Lina? Guarda tutti che faccia da Franco Boccia! Buga, lascia giro, no? E me fai perdere tempo, ma solito. Allora, sì. Luigi, pronti? Quan fa 3 per 3? Capito perché è difficile? 264! Ha vinto, eh! Quan fa 3 per 3? Concentrate prima, risponda dai giri. Mi sembra martedì. Ecco, mercoledì. Gerardo, il 20. Quan fa 3 per 3? 9. Bravo! Come fa? Semplice. Ricordo 274 da martedì. Mi sarò la tabellina del 9. Del 3, Gerard, del 3. Peppo, chissà putei, passiamo un'altra domanda perché sa la tabellina incisiva. Sì. Allora, geografia. Sì. Ditevi velocemente un mare che circonda l'Italia. Tirreno, Tirreno! Tirreno, glielo detto, glielo detto, glielo detto. Tre per tutti. Ho detto velocemente, ma no, tu ti stai smer... Luigi! Allora io so Mar Tirreno. Bravo! Mar Adriatico. Mar Adriatico. Mar, mar, mar. Mar... Marzotto. 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 Ma che mare è Marzotto? È il nerd, va in vacanza, qui fai tessuti. Mo senterò. Mo senterò. Allora... è il martello... e il merdo va in vacanza, fa le niente. Sì. Ecco, batteci tutti sotto i valori medi, come solito. Mo studiate una mulichina implicata, una mulichina, e studiate mai la tabellina del no. Madonna, che roba. Ma come si fa sta gente qui, eh? Come si fa? Ma freghete che stavolta... Che pena, ragazzi, ste dentro sa stimata. Soluzione? Ma che soluzione? Non c'è soluzione. Avem magnete il pen, i quintel de pendure ne avem bucciato in dietro. Avem magnete mela senza lavare o senza sbucciare e se ne ancora in pia. Avem cammini scalzi e se ne ancora ma che? D'altro pensierne e ne fermi a me? Veramente in cerne avevi da femmin per forza. Parcour d'être le mec che per su nesso useva la tromba se la pompetta di gomma. Ui, ui, ui. Ne avevo una anche io, ma la trompio. Quello era il clistere. Un tempo scos, quando scappemne dalla chiesa, tiremne i succherim ma invitete. Nobiltà nella miseria. Adesso ne ha ricoperti di risse spreca, stupidaggine da ricchezza! E che mi divertiva di dire con Peppo, scuse? Sala fionda! Sarà stata anche a spreco quando mi divertì? Smetta, Vittore, se adesso vuol fare un discorso serie! Ma per cordetta l'assembla? L'assembla noi la demi mai bagin! Adesso la vendetta farmacia! E il sopra, Luigi, ma noi altri cuccia in tre, perché t'arrabbi? E cambia troppo il mondo, Gimmi alla scuola senza alzare le pine e impararne lo stesso, i calzoni sono le best ma il cool, tutti uguali c'erano, e c'era il cinema o il teatro, c'era la stalla o l'era, e stemmi tutti in compagnia, ci si divertiva un bel po', con gli invidie ma i giorni d'oggi, forse la biro o i blue jeans, no! Il mio rimpianto più grosso sono gli amici! Oh. Gli amici della mia gioventù! Dai, che questo è partito! Dove sono i valori dai, di un'onda? Dai, dove sono i valori dai, di un'onda? Gli amici della mia gioventù! Mamma mia, che affetta brutta, ma Luigi oggi! Coraggio, coraggio! E visnana? Ancora da nascia chi me può fregare? Oh, Beatrice, adesso quando vema la banca? Vaga adesso, ma asciutti a te l'operazione! Sì, dai, che bello! Subito controllare! Sì, ma non c'è più bisogno ora, è tutto a posto! Artorne, ne va in coma! No, Beatrice, un'altra volta!
cuore con me. Chi è che sentite me? Chi è che sentite me? La signora Genziana. Signorina, signorina. Dimenticavo, è Zitella. Oh, è l'eccellente libre. Avrei stata succeda disgraziatamente qualcun, ma qualcuma chi dentra. Ma che letti letti, piuttosto, qua è che t'ha preso, dico t'ha preso. Ah, niente, guarda, sto bene. Questo lo lasci giudicare a noi medici. Esatto. Spesso lo stare bene nasconde malattie asintomatiche terribili. Meglio visitarla. A suo posto. Adesso. Allora adesso il dottore fa la visita. Vatre gittora, perché non si può stare qua. Dai. Dopo possiamo tornare. E dopo vi chiamo torniamo, io. Sì, ritornate. Su. Allora, vediamo di arrivare a una conclusione. Ah, sperende no, professor, perché ieri a campena tre po'. Scusi, professore. Prima che cominci a fare l'autopsia malagenziana, perché poi fai l'autopsia tra un po'. Beatrice. Nanà, si sta da un'amica di cuore. Ah, va bene. Grazie, Nanà, vaga a fare l'operazione alla banca. Va bene. Te ringrazio di cuore, eh. Marmando, dottore, nelle sue mani, Marmande? Allora, sì. Lei improvvisamente si è sentita male. Sì. E altrettanto improvvisamente è guarita. Scemo, era per finta. Ah, ho capito! Una finta guarigione. No. Era una finta malattia. Ma le due cose si equivalgono. Una finta malattia porta automaticamente a una finta guarigione. Ma in realtà raffigura un quadro clinico ben preciso. Malattia immaginaria. Lina, facciamole subito un preghiero per capirci meglio. Ma va là, scusi, ma aiuto! Porretta a me, ma aiuto! Oddio, tornere, io per un coma. Cosa sento? Un caso. È da tutti. Un caso di coma visile annunciato? È una tanto. Viste se finta, forza, forza, dirte so che fino adesso correvi come un grey, finisci la costa sceneggiata, apri gli occhi, forza! Non sarò mica in coma un'altra volta! Ma tutto il posto è cervello, c'è un cartello, c'è scritto fitta, sì! Signori, che succede? Che succede? Lei chi è, scusi? Permette, professor Angelo della Morte. Bene, vera. Scusi l'intrusione, professore, ma noi desideravamo conferire con la qui presente Beatrice Primavera. Veramente la paziente non è qui presente. Come no? Eccola lì, va. Mi spiego, non è presente ma in coma per sua stessa missione. Asce? Allora io per mia stessa missione la risvei. Ma via qua! Cosa vuol fare? È il miracle della siringa! E da veda come attorno ai sensi sciotte! Questa tecnica mi è nuova! Forza Lazzaro! Alzati e cammina! Basta! Ferma! Mi passi tutto! Straordinario! Mi passi tu! Attorneti sensi sciotte! Se no infisser la siringa! Tra la rotula e stinco! Ma mi ridia la siringa! Com'era la formula? Allora, genziana, facciamo il prelievo o ti ficco la siringa tra la rotula e lo stinco? Dunque! Si è svegliata la mamma! Facevamo la commedia, Invece di essere contenta che siamo venuti a trovarla, fa la commedia lì. Ah, Odessa contente, vera? Ve presentet bacche dop de quattro anni? Cuvo da di, E git ben le vacanze? Ma cucce. Eh? Ma tu c'entra le vacanze? Bevega, Brunzetti! Ah. Dopo 4 anni di sol avresti da essere neri come la Peach! Dunque ce la siamo legati al dito, Ma è passato tante più, Marco, manca più, ma... Tiglio! E invece Marco també! Tiglio! Ma... E un po' lei mi dice che sangue!
due dello stesso sangue concepiscano l'abbandono come forma di liberazione. Ho pensato a molta vendica, ma cosa posso fare? Appena sento la voce del mio figlio, 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 va via la rabbia, l'umiliazione, resta il dolore, figlio, dai, ma me sono stati già voi altri per sti quadrati. Guarda, guarda, che bel quadruccio familiare, sarebbe proprio da incorniciare. Ma come sarebbe, donne? Ma tirati su e cammina, no? Ma è sempre la mamma. Ma la tua fai ancora ste pagliacciate? Ma la mamma. Figlio! Oh. Tu sei semplice, tu sei semplice. Tu vuoi parlare d'affari? E parlando d'affari. Ecco, dai. Allora, adesso ragioniamo. La banca ci ha scritto che ci sono ben 3 milioni di euro da ritirare. Manca solo la tua firma per delega. Hai capito? Eccomi, presente! Ma dopo firme, dividene in quattro! Dividere? Ma che dividere? Ma il capitale va gestito, dividere vuol dividere. E in che modo se può sbandere? Ma, per esempio, ristrutturando casa, per esempio. E poi? E poi vedremo, ma dove sono i moduli? Ma, tanto, non possono essere spariti. Erne, ma... Oh! Chi è capito di te? No, io non tocco a dire, ma nemmeno qui tu ti vado a leggere la chiesa. Chi è capito di tu? No! Ma tanto, e posso essere spariti. Erne, ma che è un posto nessa sparitiglio? E io ho preso... Tiglio! Ma io ho preso... Cercavi questi? E cosa sono quelli? Fa un po' vedere. La copia per il cliente, firmata, spedita e versata. E tu? Come l'hai avuta questa? Ah, dimenticavo, anche sottratta. Brutta ladra, imbrogliare delinquente, ma io ti denuncio per furto, sai? Oh, e fammi causa! Disgraziata infame! Oh, stai sempre parlando di vetro, no? Tivio, tivio. Ma... Tu sei semplice, un po' di contermastio. Tivio. Certo, se sa che adesso... Che ha capito che i soldi c'è più! Te liscia, se sa, no? Ma pulizia! Ma... Fermati, fermati! Ma dove credi di andare? Basta! Fermi tutti! Ma... Tutta sta sirega! Ah. Ma che le ho ben chiarite! Come ti permetti di alzare la voce qui dentro? Va la coccia che te bughe! Te bughe come della, eh! Va la coccia! Adesso parla io! Ho capito come ne farò di soldi! Mi compro Villa Arzilla! Ti compri Villa Arzilla! C'è perché i soldi ho e butti 3 milioni di euro dentro sto cesso! Ah, adesso ti incorgi che ne regge, vera, eh? Comunque non butto, via, fai quel che dite, ristrutturo casa! Sì, ma casa tua! È questa casa mia! Compre tutte e fai felici gli inquilini! Ma non ti preoccupare, che la tua parte soldi in la tocca nessun, guarda, sta tranquilla! Sì, compre tutto! Scena, no, basta i letta ruginiti, sta sboba da manè, sti finti professori e sta infermiere senza scrupoli. D'ora in avanti Villa Arzilla diventerà il parcheggio a pagamento più moderno ed efficiente del mondo e farà la gara per prima che... E noi, mamma? Tivio! Tu sarai in testa teri la proprietà, dopro! No, Lia! Ecco! Venga. Ecco! Io lo sapevo io che c'era la fregatura! Lo sapevo da sempre, l'ho sempre saputo! Tu le soldi hai spento
per ristrutturare. Ah, allora adesso ragioniamo. Quindi quello che resta? No. Quello che ti meriti. Guarda, lo mesma che te, dona bosta. Speran che te basti, beh, come ben servito. Tieni. Ma è vuota! Guarda, girla, scrolla! Ma cos'è? Uno scherzo? No! È un centesimo! E cosa ci faccio io? Con un centesimo sentiamo! E ne so, Mimì! Moglie, e non mai pagato niente più di quel che vel. Ragazzi, ciao, ciao, papà, ciao, voglio dirvi che, voglio dirvi che vorrei bene, la mia faccia per te, finalmente potrei abbracciare tutti voi. Ciao ragazzi, ciao. Effetto fatto voi, ma io dicevo prima, ci sono stati dei momenti sinceramente che sì, ridevo, ma mi veniva anche da piangere. Veramente un applauso, perché riuscire a essere ironici ma nello stesso tempo commuovere non è una cosa facile. A me mi hanno toccato veramente in maniera particolare, e come avevo premesso, deve veramente essere un momento di riflessione per tutti, soprattutto per i giovani. Adesso non dico i bambini, chiaramente, perché neanche pensarci di poter dare un peso, una responsabilità così ai bambini piccoli, ma chi ha più o meno la mia età ci pensi seriamente. Noi non ci saremmo mai stati se non ci fossero stati loro, i nostri, diciamolo pure, i nostri vecchi. Brava. Bene, come ho detto prima, purtroppo per un motivo familiare, speriamo che non sia successo niente, Marzia, che di solito presenta tutta la sua compagnia, non è qui con noi, per cui lo farò io all'ultimo minuto e chiamerò questi bravissimi, veramente bravissimi attori sul palco. Partiamo con, aspetta un attimo che ho perso il foglio. Fantastica infermiera Lina Paola Romani. Brava. Ah, ma la crostata è vera, non ci avevo pensato. Dobbiamo mangiare dopo. Punto. Dopo le penne. Ok. Allora, poi abbiamo Nanà Francesca Venerucci. Brava. Signorina, per favore, illibata. Chiamiamo il figlio di Beatrice, Attilio. Per un momento mi sei sembrato Oreste. Per un momento. Poi la cognata di Beatrice, Righi Luisa. A vintore, Bartolucci Samuele! Ernestina Florinda Filippini! Il povero Gerardo, Michele Venerandi! Papagallo? No, basta! Basta Papagallo! Luigi Mercantini Marino! E questo dottore, che purtroppo non è che si allontana molto da quelli che esistono veramente, il dottor Angelo della Morte e Luca Mancolini. Domenica Malinverni, in arte Mimì, Claudia
sperando che non sia fuggita giù per la gola, per la gola, non per la gola. Beatrice Katia Giunta! Chiamerei ancora più persone perché la cosa sia ancora più forte, perché siete stati veramente spettacolari, bravissimi. Grazie. E grazie per l'emozione. Grazie. Vorrei che la platea facesse un applauso a Marzia Cartocetti, che in questo momento speriamo sia con sua mamma, che sia tutto a posto. Noi abbiamo dato l'anima stasera perché non eravamo coordinati, quindi abbiamo dovuto fare un po' per uno il coordinamento dietro e poi recitare. Per cui è stato veramente difficile, ma la Marzia ci ha preparato bene. Grazie. Grazie. Bene, in compagnia di questi grandissimi ragazzi che rivedremo, spero qualcuno, almeno per la premiazione sabato sera, se non sbaglio, sì, ok. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci invita per il quinto anno. Ringraziamo l'amministrazione comunale. Il sindaco Donatella, grazie. La nuova sindaco Donatella Paganelli. L'amministrazione e gli amici del sole. Amici del sole. Che ci stanno per regalare le penne, ricordatevelo. Grazie. E vi ricordo, sì, è vero, vi ricordo per domani sera l'appuntamento sarà con i giovani antichi di Osteria Nuova con una bella famiglia, per poi ritrovarci con la compagnia dei rimediati di Borgomassano giovedì sera con Emeina Crema oggi o la cremazione? Ben? Domani. Brava, la presentatrice. Il venerdì sera. Brava, 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 brava. E i pip, ura! Venerdì sera Borgo in Musica, che è soltanto la terza edizione perché non sono partiti all'unisono, e sabato sera chiudiamo con la compagnia di Auditore China Bene, che ci lascia Beben con Una poltrona per due e c'è il do senza il tre. Bene, per stasera siamo a posto, vi saluto, grazie a tutti, grazie anche a voi perché